Abbiamo voce alla direttore sportivo del Gaeta Antonio Governucci. Direttore, mi vediamo inquadrati in questo momento le bottiglie intorno alla panchina del Foggia. Vedete, le panchine sono vuote, sospengono i riflettori su questo splendido campionato del Gladiator. C'è amarezza per questa sconfitta, si contesta aspramente la terna arbitrale. Ma amarezza per come è finita la partita, per come è terminata questa avventura magnifica iniziata a luglio. E sapevano tutti che questa matricola terribile Gladiator stava facendo parlare di sé in tutta Europa, dell'imbattibilità, ma soprattutto dell'immagine di una società, quale Santa Maria Capua Vetere, quale il Gladiator. Per le cose che si stavano facendo sia con la prima squadra che con il settore giovanile. Il presidente Luce aveva iniziato un progetto importante e credo di poterlo proseguire. Poi sta a lui decidere le situazioni. Però c'è da pensarci dopo quello che è successo oggi. È tremendo, una partita Spiegato, sì. dai mille volti, però poi la furia dei tifosi, perché hanno visto, io non ammetto quello che hanno fatto i tifosi, però capisco la rabbia, perché quello che ha fatto l'arbitro oggi è un qualcosa di incredibile, un qualcosa che io in tanti anni che sto nel calcio, non, Direttore, i tifosi nonostante sia pagano, giovane. permettimi, pagano il biglietto, sostengono la squadra, vi sostengono in casa e trasferta, perdono una terna arbitrale alla stessa situazione. A un certo punto della gara l'arbitro ha perso il polso della situazione estraendo il cartellino rosso a destra e manca. La società è intervenuta per ritirare la squadra dal campo, prevalse il buonsenso con Mister Feola che ha cercato di appianare la situazione. In quei frangenti cosa è passato per la mente? Ma io vorrei far capire un po' alla gente che il Gladiator, anzi tutti i tifosi, meritano rispetto, non una terna arbitrale all'altezza, ma proprio rispetto come tifosi, perché pagano il biglietto, perché per i sacrifici, perché lasciano le famiglie, vengono sia in casa che fuori, ma soprattutto perché c'è in gioco, in ballo, la dignità di una società, di una piazza, di un blasone, di una città, e non può essere cancellata o distrutta, non parole, non aggettivi per decidere come definirla, ma vedere quello che è successo oggi veramente mi è difficile, anche a me che difficilmente ho difficoltà nel parlare. Però l'arbitro ha fatto quattro espulsioni, ha dato un calcio di rigore che poi siamo andati a chiedere il perché, se ne aveva dato un altro o era stato ripetuto. Invece ha ribadito che il rigore era stato ripetuto, cioè dopo la parata magnifica del nostro portierone Maiellaro, l'arbitro, non voglio dirlo, ma appena c'è stata la parata, poi dopo si è ripetuto il rigore. Infatti, cambiato rigorista, invece di Gigi è andato Agnelli e ha messo la palla dentro. Poi in 10 siamo stati bravi a reagire e a pareggiare la partita. Nei supplementari, poi potevamo fare il 3-2, ma l'arbitro ha espulso un altro calciatore, poi ancora un altro, e quindi ha degenerato la partita. I tifosi a quel punto poi, ma i tifosi, noi, io in primis, la società, è andata su mille furie, perché una società che fa tanti sacrifici per mantenere tanti impegni e tutto l'anno di sacrificio che abbiamo fatto, buttato al vento per 90, per 120 minuti, è un qualcosa che non meritiamo né noi. E la gente deve capirci. Spero che non possa mai capitare a nessuno quello che ci è capitato, perché se ne possono accorgere di come di come si possa stare a livello di stato d'animo. Quindi non ci sono tante parole per dire questo, ma in questo contesto voglio solo ringraziare chiunque abbia partecipato a questa bellissima annata. In primis i calciatori, che sono stati gli artefici di questo bellissimo campionato, lo staff tecnico, i tifosi che sono stati magnifici, anche quei pochi che venivano sia in casa che fuori, ma tutti i componenti, il settore giovanile, i magazzinieri, gli addetti alla stampa, gli addetti al campo, tutti veramente di cuore, non vorrei dimenticare nessuno. E con queste parole vorrei salutare e ringraziare tutti
tutti i tifosi magnifici di Santa Maria Capua Vetere, tutta la gente che mi ha stimato, mi ha voluto bene, ci ha voluto bene e ci vorrà ancora bene, e con la speranza che il presidente Luce si riorganizzi, ci rivenga la voglia, perché ho sentito delle dichiarazioni un po' brutte che gli avevano fatto passare la voglia di fare calcio, e di poter risederci e fare un bel discorso. A quel punto poi cercheremo di ricreare l'entusiasmo a Santa Maria, che a noi non manca. I presupposti ci sono tutti, gli impegni il presidente li sa mantenere, perché è uno dei pochi che li può mantenere, e noi non possiamo permetterci di perdere nel calcio, oltre che a Santa Maria, un presidente come Lazzaro Luce. E con queste parole io vorrei ringraziare sia lui che l'avvocato Orlando Santaniello, Gianluca Marciano, Dino Marciano e tutto lo staff dirigenziale che prima non ho citato. Un saluto a tutti di Santa Maria, arrivederci a presto, con la speranza di fare un grande campionato la prossima stagione.